Che significato hanno queste croci? Per la croce per gli operai. Voi che cosa chiedete? Chiediamo un miglioramento nella fabbrica per il miglioramento delle condizioni umane. Da cosa dipendono gli infortuni sul lavoro? Dipendono da una inadeguata accortezza degli impresari, insomma, della ditta, del patronato. Com'è possibile che ci siano tutti questi incidenti? Per forza, perché vogliono guadagnare troppo le imprese. Questa croce rappresenta un mio compagno di lavoro caduto con me. Lei lo conosceva? Sì. L'ha visto cadere? Siamo caduti assieme. Io sono rimasto vivo per miracolo. Sono morto risuscitato, mentre questo poveraccio è morto da 6 anni. Che cosa chiedete voi? Noi vogliamo la sicurezza di non morire sui lavori, perché abbiamo una famiglia da mantenere. Intanto è ancora bloccata la trattativa. Buon mercoledì a tutti, un saluto da Alessandra Baldoni dalla redazione di Focus 12.30 GMT. Era il 1973 e la televisione italiana per la prima volta trasmetteva questo corteo di croci bianche che avete visto nella nostra copertina. Bene, un corteo di croci bianche che rappresentava le morti sul lavoro, che poi è diventato il simbolo, le morti bianche, il simbolo di una tragedia che ancora oggi colpisce purtroppo molte famiglie nel nostro paese. Non a caso l'ultimo incidente si è avuto proprio lunedì di questa settimana, 2 operai in Liguria. Arriva Ligure in provincia di Imperia, morti mentre stavano pulendo un impianto di depurazione. Bene, di tutto questo e di molto altro parleremo oggi in studio con i nostri ospiti, che sono il presidente dell'INAIL, Marco Sartori. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, grazie. E ancora in collegamento da Milano abbiamo Fulvio Giacomazzi, segretario confederale della CISL, responsabile per la sicurezza sul lavoro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. E ancora in studio con noi Francesca Cagliolo, vedova di un operaio morto a Taranto, Antonino Mingolla. Buongiorno signora, grazie buongiorno. Per aver accettato il nostro invito. Bene, ma prima di cominciare vorremmo farvi ascoltare queste testimonianze che sono l'estratto raccolte da un film di Nelle Segre, intitolato proprio Morire di lavoro. Può partire il servizio. Come ti sei fatto male? Questa è la domanda che mi fanno spesso. Come ti sei fatto male? Un incidente in moto? Io dico no, un incidente sul lavoro. Dici come un incidente sul lavoro? Come è successo? Lui ha sempre detto che c'era sempre qualcosa che non andava. Pensi un po' che 3-4 giorni prima che morisse lui mi ha detto di chiamare l'ASL di Varese, che il punteggio non era norma. Non avevo mai fatto quel lavoro. Mi hanno fatto salire con un cestello a 20 metri di altezza, a che mi sono dovuto legare con una corda a un cavo d'acciaio e mettermi a lavorare sopra un tetto che aveva una pendenza di 70% minimo, con una bella vista del panorama di montagne, in fianco e alle spalle vuoto, tutto vuoto. Io sento come schiavo, dal mattino, alzi alle 6 e torni alle 6, tu parti quando non c'è sole e torni quando non c'è sole. Come un schiavo, il paga poco, non hai anche un pagamento che dici se io ho lavorato tutte queste ore sto bene. 50 euro al giorno, 10 ore, 12 ore di lavoro, 14 ore, un sabato fine 5, giusta oraria. Giusto orario, 7 mattina, 7 sera, 8 sera, dipende quello che ci sta a fare. 50 euro uno, sempre che lei. Certo che a napoletano non è che te una bacchetta magica. Il problema non è il Presidente della Repubblica. Il problema è che queste imprese devono avere la cultura del lavoro, devono avere la cultura della legalità. Perché se queste imprese non hanno la cultura della legalità, potremmo scendere più la volta al Presidente napoletano, il problema non lo risolviamo mai. Nei cantieri si vedono cose allucinanti, la televisione ogni giorno che ti dice è morto uno, 2 persone, 3 persone. Perché muoiono tanta gente? Mica siamo in guerra. Giacomazzi, cioè, ha sentito quest'ultima testimonianza? Giro a lei la domanda. Non siamo in guerra, allora perché muore ancora tanta gente sul lavoro? Ma le ragioni
sono molteplici, come sappiamo, e come poi le tratteremo in questa trasmissione. A me pare però che in generale si debba dire che manca, non si fa largo a sufficienza questa cultura della sicurezza sul lavoro come parte integrante delle attività lavorative. A me pare che questo sia il tema che è rivolto alle istituzioni, alle imprese, agli enti preposti, tutti assieme, perché in qualche misura veniva fuori anche dagli interventi, noi dobbiamo spezzare questa idea che in nome della modernità, della competitività, si possa mettere a rischio sul lavoro la vita delle persone. Io credo questo sia la questione fondamentale, una questione culturale, una questione di sistema. Dobbiamo metterci tutti in maniera proattiva, appunto, per dare delle risposte positive e concrete. Questo significa che nella progettazione, nella realizzazione delle opere, dei servizi, deve entrarci la sicurezza. Non può essere considerato sempre un costo o comunque un'attività che è marginale, no? Ci deve entrare proprio nella progettazione, nella realizzazione, nell'organizzazione al lavoro delle imprese. Bisogna considerare la sicurezza come fattore integrante del lavoro, della cultura del lavoro. Bisogna avere regole anche nuove negli appalti, perché le cose abbiamo visto... bisogna agire in maniera positiva sulla formazione delle persone. Quel lavoratore diceva: non ho mai visto questo lavoro, mi hanno messo su un cestello. Bisogna agire anche qui sui documenti dei rischi dell'impresa. Uno che va a lavorare deve sapere esattamente il rischio che questo lavoro comporta. Bisogna agire anche qui in maniera partecipata tra le imprese, le organizzazioni, i rappresentanti della sicurezza, sia sul territorio come nell'azienda, proprio per costruire un'azione positiva di processo sulla sicurezza, perché altrimenti credo che continueremo ogni giorno, purtroppo, a essere informati di questi incidenti tragici che coinvolgono le persone sul lavoro, ed è purtroppo da molti anni, per cui dobbiamo mettere in campo tutte queste azioni. Io vorrei rivolgere allora la domanda alla signora Caliolo. Signora Caliolo, non siamo in guerra, dice l'ultima testimonianza, ma come ci si sente a perdere una persona, nel caso specifico purtroppo suo marito, perché andava a lavorare, perché stava lavorando? Come ci si sente? Non è facile descriverlo, perché comunque quando si perde una persona cara è chiaro che è difficile per tutti, però sicuramente perdere una persona sul posto di lavoro crea un senso di ingiustizia, ecco, a cui non è facile colmare questo senso di ingiustizia, anche perché un lavoratore che arriva a questo spesso ha subito durante la sua vita lavorativa sicuramente delle pressioni, delle situazioni veramente con carenza di sicurezza. E sono d'accordo, condivido quello che l'esponente sindacale ha detto prima, però se questa è una guerra, dobbiamo fare una guerra preventiva. Allora le situazioni dobbiamo attuarle prima e le dobbiamo ricercare tutti, perché a livello dei vertici forse è molto facile parlare in questo modo, però sui posti di lavoro ci sono poi delegati alla sicurezza che forse non lottano abbastanza per far mantenere quelle situazioni. Peraltro lei osservava prima che spesso si arriva in situazioni che in qualche modo di insicurezza che contraddistinguono tutto un percorso professionale. Sì, e soprattutto nell'ambito dell'appalto, perché naturalmente le ditte appaltatrici sono soggette a dei tempi solitamente ristretti per starci dentro una misura competitiva. Congrua. Presidente, voi presenterete proprio la prossima settimana alla Camera dei Deputati.
sì, alla Camera dei Deputati. Il rapporto infortuni 2008. Ecco, può darci dirci dei dati, almeno anticiparci qual è il trend e che cosa sta succedendo? Sì. Dunque, il trend è un trend, fra virgolette, positivo. È chiaro che si tratta sempre di incidenti sul lavoro, di morti sul lavoro, e quindi di positivo c'è poco, ma sicuramente è discendente. Negli ultimi 7 anni abbiamo avuto 150.000 infortuni sul lavoro in meno, oltre il 21% in dati relativi, il risultato, voglio dire, comunque positivo di un sistema che sta reagendo anche sotto le sferzate non solo del Capo dello Stato, che si è meritoriamente impegnato su questo punto ormai da diversi anni, ma anche degli organi di stampa, come voi, che state facendo un'azione informativa pregevole che sensibilizza la gente su un punto di grande importanza, la sicurezza sul lavoro, negli ambienti di lavoro. Quindi il trend è positivo, certamente non sufficiente, ma vorrei sfatare anche il mito dell'Italia come maglia nera d'Europa in tema di incidenti sul lavoro. Non è vero, questo è falso, lo dimostreremo numericamente proprio il 24 di giugno, daremo una serie di indicazioni. L'Italia è un paese che, anzi, rispetto a Francia e Spagna, gode ancora, fra virgolette, di una situazione migliore. Ma non è sufficiente, dobbiamo fare di più. Come? Attraverso una maggiore collaborazione con il sindacato, con il territorio, con le associazioni di categoria, con le persone che si occupano quotidianamente di lavoro e che sono a contatto con i lavoratori. Senta, Presidente, esistono, volevo chiederle, dove si verificano maggiormente gli incidenti? Nel senso, esistono dei settori dove gli incidenti, certo, sono più frequenti, quindi dei settori maggiormente a rischio? Quali sono e se c'è già una mappatura che consente poi di intervenire nel merito? I settori sono i tradizionali settori in cui il lavoro manuale è molto presente, l'agricoltura, la lavorazione del legno, la lavorazione dei metalli, le costruzioni ovviamente, questi sono i settori in cui si verifica una incidentalità molto superiore rispetto alla media. Stiamo costruendo il sistema nazionale della prevenzione, la mappatura del rischio che ci consentirà addirittura di prevedere la potenzialità dell'incidente. Questo stiamo facendo e lo stiamo facendo con grande intensità e con grande impegno, perché ogni ora risparmiata è un infortunio in meno sul lavoro che possiamo evitare. Senta, potenzialità degli incidenti cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che noi riusciamo ad avvisare i responsabili per la sicurezza in tempo sugli orari in cui si verificano più frequentemente gli incidenti, sulle persone coinvolte, i giovani, le donne oppure gli uomini, gli extracomunitari se si tratta di settore delle costruzioni che ormai assorbe quasi completamente extracomunitari nelle nuove assunzioni. Quindi abbiamo una mappatura del rischio che, con i dati elaborati dall'istituto, può veramente restituirci una previsione probabile di quella che potrà essere la casualità dell'incidente. E allora, per entrare nel merito, cominciamo il nostro viaggio, andiamo nella città di Taranto, in Puglia. Non ci sono realtà industriali diverse nella mappa italiana delle tragedie sul lavoro. Taranto, col maggiore centro siderurgico d'Europa, è certamente area ad elevato rischio. Fra il 2003 e il 2004 gli incidenti più gravi. Le morti sono tutte uguali. È assurdo che oggi in Italia ci si vada a fare quello che è stato fatto a Torino, per dire che se strage è stato lì il giorno 6, strage fu anche il 12 giugno 2003 a Taranto, quando cadde la gru e morirono 2 operai, fra cui mio figlio. A rischiare di più sono i giovani ventenni e trentenni, assunti con contratti biennali di formazione e lavoro, poco esperti, in cerca di certezza. Giacomazzi, i giovani sono una delle categorie che in qualche modo rischia di più. Volevo chiederle, la trasformazione, la metamorfosi subita dal lavoro, penso ad esempio al tema della precarizzazione o anche al fatto che spesso non esiste più un gruppo di anziani in grado di trasmettere saperi e conoscenze preziose, soprattutto in settori difficili, quanto pesa e quanto incide sul rischio? No, sicuramente pesano entrambe le situazioni, la presenza di persone anziane e soprattutto il fatto che questi lavoratori cosiddetti flessibili entrano nell'azienda senza conoscere in alcuni casi il rischio del lavoro che vanno a fare, senza un'adeguata formazione. E qui entra in ballo, come si diceva prima, una regolazione nuova soprattutto degli appalti di servizio e degli appalti d'opera.
Cioè bisogna superare questa regolazione dell'appalto al massimo ribasso. Noi dobbiamo anche qui fare un lavoro con le associazioni imprenditoriali, ma in particolare con le istituzioni, per inserire gli appalti, le concessioni, gli appalti all'offerta maggiormente economicamente, maggiormente vantaggiosa, che consideri in questa offerta il progetto che c'è sulla sicurezza, sia nel servizio che anche nell'opera. Questo è molto importante perché cambia il paradigma di riferimento che fino ad ora siamo abituati a considerare, cioè che si possa fare competizione al massimo ribasso facendo dumping sociale. In questo caso invece viene valorizzata e valutata molto la capacità di progettare e di realizzare l'opera o il servizio sulla base anche della sicurezza e sulla capacità anche di una patrimonializzazione, di una solidità dell'impresa, perché non dimentichiamo che con questa logica dei subappalti, del subappalto ancora, si va a incidere sempre sulla tutela delle persone, per cui immediatamente anche sulla sicurezza. Questi sono elementi strutturali che dobbiamo inserire proprio per combattere, contrastare in maniera seria e profonda questo tema della sicurezza sul lavoro. Signora, volevo chiedere a lei, il suo marito lavorava appunto in una piccola società, c'è una differenza, si avverte la differenza di lavorare per un'impresa madre e di lavorare invece per un'impresa che vive soprattutto in subappalto? La differenza è data, come le dicevo, dal fatto di subire un ricatto occupazionale tutto sommato, perché quindi il precariato. Inoltre questo genere di ditte nell'appalto vanno a fare la manutenzione che, se vogliamo, nell'ambito di un grosso cantiere costituisce la lavorazione più a rischio, quella della manutenzione. Quanto è importante la formazione del personale? Cioè quanto è importante avere operai formati e specializzati? È fondamentale per evitare il più possibile il rischio di infortuni. La signora ha ragione. Purtroppo tante volte con il meccanismo dei subappalti dati al massimo ribasso si risparmia anche informazione e sicurezza, e noi questo lo vogliamo evitare. Come non è facile nemmeno individuarlo, se pensiamo che è la stessa pubblica amministrazione che appalta al massimo ribasso, è la stessa pubblica amministrazione che dovrebbe fare determinati controlli che non vengono fatti, come è accaduto in più casi anche famosi, vedi Thyssen e non solo, è la pubblica amministrazione che dovrebbe darsi regole nuove sotto il profilo della gestione della filiera organizzativa degli stessi appalti. Questo ha un costo, perché non dobbiamo mai dimenticarlo, è un costo che viene restituito sotto forma di prevenzione e di evitare gli incidenti sul lavoro, e quindi è un costo apparente, però inizialmente può essere inteso come un costo. La pubblica amministrazione credo però che debba superare la logica dell'appalto al massimo ribasso, oppure tenere conto, come giustamente diceva il sindacalista che è intervenuto precedentemente, tenere conto del fatto che la sicurezza non può essere messa da parte, deve essere fattore competitivo. E allora, sicurezza, fattore competitivo. Francesca Barone è andata proprio alle porte della capitale. Vediamo insieme questo servizio. Roma, via Tiburtina, pochi chilometri dal raccordo anulare, sono le 7 del mattino e i lavoratori sono già in attesa. Sono persone che si svegliano alle 4 di mattina, vengono qui per guadagnare la giornata. Gran parte di loro sono rumeni, c'è sta pure qualche albanese, qualche polacco che è rimasto senza lavoro. L'appuntamento quotidiano è vicino ad una vecchia pista da go-kart. La giornata dura una media di 9 ore per una paga che si aggira intorno ai 50 euro. Tu che stai facendo qui? Aspetta, può cercare qualcosa di lavoro, muratore, manuale, che trovo? Per non venire nessuno. Di una settimana, di uno, solo uno al giorno, due massimo. A nero si lavora. A nero si lavora. Succede pure l'incidente, ma non si paga niente. Ma nessuno non ti assicura, non ti mette una regola, come si dice. Perciò loro dico, deve pagare i contributi.
In tutto ho avuto 4 anni di lavoro e solo un contratto di lavoro regolare. Secondo la CGIL sono oltre 25.000 i lavoratori in nero, solo a Roma e provincia. È nel lavoro senza tutele che si concentra la maggior parte degli incidenti e delle morti bianche. Ma i controlli sono quasi inesistenti, 6.500 ispettori per oltre 60.000 aziende. La filea è un sindacato storico, effettuate 20-25 visite al giorno sui cantieri tra Roma e provincia. Quante volte vi è capitato di trovare un ispettore del lavoro? Ma a memoria mai. Secondo un calcolo, crediamo, non approssimato ma preciso, pensiamo di incontrare un ispettore sia del lavoro che dell'ASL mediamente ogni 30 anni in un posto di lavoro. Giacomazzi, il problema è di capire, insomma, è sostanzialmente anche il lavoro nero. Ma perché ci sono così pochi controlli? Ma direi che le cose, come dicevamo prima, sono collegate. Sicurezza sul lavoro e lavoro regolare sono collegate tra di loro e c'è sempre un inizio che è appunto quello della concessione dell'appalto, che deve essere fatto in maniera diversa, come dicevamo prima, non al massimo ribasso, ma con altri criteri, sapendo che la sicurezza costa e per cui anche la pubblica amministrazione, le istituzioni devono mettere a disposizione delle risorse in questa direzione. I controlli sono una parte dell'intervento che va fatto per garantire appunto la regolarità e la sicurezza. Negli anni noi abbiamo sempre chiesto appunto che ci fosse una capacità maggiore da parte dell'ispezione, il Ministero del Lavoro, di mettere in campo un numero maggiore di ispettori. Sappiamo che che dei passi in avanti, piccoli passi, sono stati fatti, ma vediamo che la strada è ancora lunga. Ma aggiungerei però il fatto, vicino ai controlli, che noi dobbiamo chiedere appunto un adeguamento della pubblica amministrazione per mettersi in grado di fare questo lavoro, ma anche in collegamento tra i vari istituti, IMSS, INAIL, in forma anche informatica con l'ASL per fare i controlli, dobbiamo potenziare molto quello che è la bilateralità, cioè il rapporto che c'è tra le associazioni imprenditoriali o l'impresa e il responsabile di sicurezza dei lavoratori del sindacato. Perché solo in questa maniera noi possiamo intervenire preventivamente con efficacia su quello che avviene sul lavoro in termini concreti. Anche perché mi sembra di capire in qualche modo la sicurezza poi pesa spesso e prevalentemente soltanto sulle imprese. Se uno pensa, se anche la Commissione europea in qualche modo si è posta il problema proprio in termini di piccole e medie imprese di venire incontro riducendo i loro costi e quindi semplificando almeno dal punto di vista burocratico le procedure, una qualche ragione di riflessione ci sarà pure o no, Giacomazzi? Sì, io direi bisogna distinguere perché l'informazione ad esempio nella salute e sicurezza è molte volte sostanza, bisogna distinguere la forma dalla sostanza. Ma detto questo, diceva bene il presidente dell'INAIL, cioè che qui è la pubblica amministrazione che dà in appalto, concede delle opere o dei servizi. Ora, un criterio delle regole nuove dove si mette in campo anche il fatto di superare il massimo ribasso, in modo che nella regola, nel capitolato di concessione dell'opera o del servizio, sia inclusa bene, in modo chiaro e specificato, anche il progetto sulla sicurezza, questo ovviamente aiuterebbe ed è ovvio che questa è tutta un'area di intervento, di sostegno che la pubblica amministrazione, l'istituzione deve farsi carico, proprio perché non si può immaginare o pensare che tutto debba essere caricato dal sistema delle imprese. Senta Presidente, qual è il costo sociale degli infortuni sul lavoro in Italia e cosa è compreso in questo costo e chi paga? Dunque, il costo totale è stato stimato in oltre 45 miliardi di euro.
quindi se vogliamo dare un parametro vecchio, oltre 90.000 miliardi delle vecchie lire, di cui 11 miliardi sono a carico del nostro istituto, quindi di INAIL, oltre una ventina di miliardi sono a costi indiretti, le malattie, gli infortuni, tutto quello che comporta un infortunio sul lavoro, e poi ci sono oltre 14 miliardi di euro di prevenzione, totale 45 miliardi. Questa è la cifra spaventosa che noi abbiamo di fronte come costi dell'infortunistica sul lavoro, è la cifra a cui dobbiamo rispondere, ed è per questo che noi diciamo che l'investimento in prevenzione è un investimento che si paga da solo. Diminuire il numero degli infortuni significa risparmiare, non solo come costo dell'incidente in sé, ma anche come costi che gravano sul sistema sanitario nazionale, quindi sulla collettività e sul sistema della previdenza INPS, eccetera. In qualche modo è anche a carico della fiscalità generale? Certo, perché quando ci sono costi indiretti, che sono per esempio l'infortunio sul lavoro, che poi ovviamente viene trattato da un'ASL attraverso l'ospedale locale. E questo è un costo che subisce la collettività, è evidente che lo subisce la collettività. Poi c'è una parte altra di costi che riguarda INAIL direttamente, che vengono sostenuti dal sistema delle imprese, che sono fuori dal costo generale. Questo non significa comunque che non siano costi, perché poi sono costi per le aziende che vengono ribaltati sui costi dei prodotti e quindi finiscono sempre al cittadino. Certo. Questo è alla fine il ragionamento generale. Ma per arrivare anche a una reale riforma servirebbe dell'altro. Allora, sentite qual è la proposta che arriva dal procuratore aggiunto di Torino. Può partire il servizio. L'impegno del nostro ufficio è stato proprio quello di dare una risposta il più immediata possibile, per far vedere che, insomma, questo paese è tanto criticato, questo Stato tanto criticato, però è in grado anche di grandi slanci. Non più solo ispezioni sul luogo dell'incidente, ma perquisizioni, interrogatori, testimonianze. Un'indagine cioè uguale a quella per qualsiasi altro delitto. Con questo metodo la Procura di Torino ha chiuso l'inchiesta sulla strage alla ThyssenKrupp dopo solo 2 mesi e 19 giorni, con un'altra grande novità per gli incidenti sul lavoro. L'imputazione di omicidio volontario, con dolo eventuale, ipotizzata all'amministratore delegato della Thyssen Italia, Harald Espenan. Una forma di deterrenza vera, ma per eliminare il senso di impunità per i responsabili degli incidenti sul lavoro è necessario, come accaduto a Torino, accelerare la giustizia e creare professionalità nuove, più ispettori del lavoro, ma anche più magistrati competenti in materia. Creare una procura nazionale sulla materia della sicurezza del lavoro che abbia competenza su tutti gli eventi, magari più significativi, più rilevanti, che capitano ovunque nel paese. Signora, siamo in chiusura e vorrei lasciare a lei la conclusione. Dice il procuratore aggiunto: accelerare la giustizia e creare una magistratura doc. Quanto è importante tutto questo anche riferito alla sua storia giudiziaria? Importantissimo, fondamentale, assolutamente. Io augurerei a questo punto un guariniello a tutta l'Italia, perché purtroppo in Italia ci sono ancora delle disparità enormi. Nel mio caso mio marito è morto 3 anni fa e non è ancora stata neppure fissata l'udienza preliminare. Per cui rispetto ad un incidente dove dopo soli 2 mesi viene avviato il processo, la divergenza è enorme. Allora io mi chiedo quale giustizia, ma anche ai giovani, soprattutto io in questo mi riferisco soprattutto ai miei figli, quale idea educativa della giustizia vogliamo dare a loro? Non solo hanno perso il padre, ma giustizia non c'è, un datore di lavoro che ha investito sempre quasi niente sulle misure di sicurezza. Mi chiedo, allora quando arriverà questa giustizia? E per oggi è tutto, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, vi saluto e vi do appuntamento sempre con Focus 12:30 GMT mercoledì prossimo alla stessa ora. Arrivederci.